Bentornati su Recensioni per Scegliere, in questo video vediamo tutta la linea di aspiratori e soffiatori portatili. Lo vado ad accendere e poi abbiamo le tre velocità. Con questi tre modelli abbiamo tutta la linea a marchio Meco che potete acquistare se state cercando un piccolo soffiatore a batteria o un soffiatore e aspiratore. Infatti i tre modelli presentano tutti caratteristiche differenti e prezzi differenti, a partire dal più economico che abbiamo già portato sul canale con un video dedicato alla pulizia del Dyson che vi lascio qua nelle schede se non l'avete ancora visto, fino ai modelli un po' più potenti che permettono anche di aspirare e hanno diverse funzioni che li rendono perfetti nell'utilizzo di tutti i giorni. Ve lo mostro in funzione in un uso pratico, vado ad accenderlo. In questo momento lo sto usando da questo lato come soffiatore. Passo nelle varie potenze per aumentare il soffiaggio. Possiamo utilizzarlo ad esempio anche per togliere alcune foglie e spostarle magari se vogliamo raccoglierle in una determinata zona. In questo modo andiamo appunto a eliminare eventuale polvere presente. Mentre all'interno può risultare molto utile la funzione aspirapolvere per andare a togliere appunto la polvere ad esempio su dei mobili con questo scopino. In questo modo abbiamo un'aspirazione delicata grazie proprio alle setole dello scopino, ma abbiamo una potenza necessaria per andare ad aspirare tutto e pulire senza dover spostare gli accessori, ma soprattutto senza fare alcuna fatica. Ad esempio in una situazione di questo tipo potremmo decidere di soffiare per andare a pulire la zona del citofono o volendo andare ad aspirare. E come vedete lo sporco va ad accumularsi all'interno del filtro che poi andremo a sciacquare e a soffiare. Se state cercando un dispositivo in grado di andare a soffiare aria, quindi per pulire ad esempio un aspirapolvere o altri oggetti, questa è sicuramente la soluzione più economica che potete acquistare. Offre una batteria da 2000 mAh come gli altri modelli, ma mette a disposizione solamente la funzione di soffiatore, quindi non è in grado di andare ad aspirare la polvere. All'interno della confezione sono presenti diversi ugelli che ci permettono di andare a concentrare l'aria, come ad esempio questo, con la spazzolina che si posiziona qua davanti e ci permette di andare a pulire ancora più nel dettaglio quello che stiamo soffiando. Si ricaricano tutti con la porta USB-C sul retro con il cavetto in dotazione. A differenza del primo modello, questi due invece permettono anche un'aspirazione, quindi potremmo utilizzarli anche come piccoli aspirapolveri, penso ad esempio in auto. Questi due modelli offrono 10.000 PA di aspirazione e 12.000 PA di aspirazione. Si tratta di piccoli aspirapolveri a batteria, quindi non aspettiamoci la potenza di un Dyson, ma per andare ad aspirare un po' di polvere in macchina o andare a pulire al meglio piccoli oggetti sono la soluzione ideale. Penso ad esempio all'utilizzo in un cassetto di casa con delle briciole, all'interno dell'auto sul cruscotto o in mezzo ai sedili. Questo prodotto vi permette veramente di andare a pulire in ogni angolo. Grazie alla funzione doppia che mettono a disposizione questi due potremo sia soffiare che aspirare, quindi nelle zone in cui magari non riusciamo ad arrivare possiamo andare a soffiare via la polvere e poi andarla ad aspirare successivamente. Per l'aspirazione questi due modelli non hanno un serbatoio posto qua nel manico, ma il serbatoio è questa calotta trasparente. Si potrà poi andare a svuotare semplicemente andando a ruotare la calotta e estraendola. Come vedete è presente anche un filtro che va in parte appunto proprio a filtrare eventuali batteri e pollini che sono presenti nella polvere. Per quanto riguarda invece l'aspirazione, questo modello ci permette di collegare anche un beccuccio qua davanti per andare a rendere più puntuale l'aspirazione che possiamo andare a fare con questo aspirapolvere, mentre invece questo modello ci offre la possibilità di essere utilizzato frontalmente come aspirapolvere e posteriormente come soffiatore, come ad esempio in questa soluzione che ci permetterà di avere una sorta di piccolo ago per andare a gonfiare ad esempio un materassino o per andare anche a sgonfiare un materassino. Infatti questo a mio avviso è il prodotto migliore da andare ad acquistare, ovviamente anche il più caro, ma io vi lascio il link qua sotto in descrizione di tutti questi prodotti. È quello che ci permette
permette di avere più funzioni in un unico dispositivo. Qui infatti abbiamo un 4 in 1, qua un 2 in 1 e qua in realtà un'unica funzione di soffiatore. Questo è il primo che ho acquistato io proprio per provare questa tipologia di prodotti. Successivamente la casa mi ha contattato per parlarvi anche di questi altri due prodotti che sono veramente molto molto utili per diverse tipologie di pulizia della casa o di altri ambienti. All'interno della confezione poi la dotazione di accessori è ampia, ma soprattutto presentano un doppio filtro EPA che potremo andare a lavare sotto l'acqua e poi andare a soffiare proprio con questi dispositivi, diversi beccucci che vi ho già fatto vedere e poi anche un sacchettino per andare a contenere all'interno gli accessori e anche l'aspiratore, in modo tale da poterlo tenere ordinato in casa o in auto. Per quanto riguarda la potenza di aspirazione, una volta che l'abbiamo ad accendere abbiamo tre livelli: questo è il primo, secondo e terzo livello. Per andare a soffiare eliminiamo il serbatoio della polvere, vado a inserire ad esempio un beccuccio qui e vado a bloccarlo. In questo modo lo vado ad accendere e poi abbiamo le tre velocità che, come vedete, sono belle potenti se non andiamo a bloccare l'accessorio con l'incastro dedicato. Mentre invece questo, che è il dispositivo più potente dei tre che ho a disposizione, ci permette di fare aspirazione e soffiaggio semplicemente girando il manico e poi andandolo ad azionare dall'unico tasto presente in dotazione. Tenendolo schiacciato lo andiamo ad accendere e poi schiacciandolo nuovamente passiamo nelle diverse modalità di aspirazione e soffiaggio. Questo LED posto qua ci permette di vedere le diverse potenze che andiamo ad attivare quando schiacciamo semplicemente il tastino, mentre per andarlo a spegnere teniamo schiacciato a fondo. Questi sono i tre soffiatori aspiratori, vedete voi quali sono le caratteristiche che vi servono. Io vi dico che assolutamente questo è il primo che ho acquistato e l'ho trovato formidabile per quanto riguarda le caratteristiche di soffiaggio. In pratica si va a sostituire a una bomboletta di aria compressa ma ricaricabile, quindi comodissimo. Questi due sono geniali perché oltre a soffiare permettono anche di aspirare. Certo, non potremo sicuramente pulire una casa con questi prodotti, ma per andare a pulire piccole zone o per andare a pulire magari degli oggetti sono veramente indicati. Quindi se volete fare l'acquisto una volta sola, sicuramente questo, che è il più potente, è il prodotto giusto da acquistare, che è il Meco 4 in 1 che si chiama CR2, altrimenti il CR1 è la via di mezzo perché ci permette di andare sia a soffiare che ad aspirare con una potenza minore rispetto al fratello maggiore, ma anche con un costo più contenuto. Se invece pensate assolutamente di non utilizzarli mai come piccoli aspirapolvere, allora questa potrebbe essere la soluzione più adatta per andare a risparmiare e avere però a disposizione un piccolo compressore d'aria per fare delle pulizie in casa e in macchina. Avendoli tutti e tre a disposizione, io sicuramente ne terrò uno in auto, uno in casa e uno in garage, in modo tale da averli sempre a portata di mano per soffiare un po' di polvere, un po' di sporco, in modo tale da lavorare sempre in completa pulizia. Se avete delle domande su questi prodotti lasciatemi pure un commento qua sotto, rispondo sempre a tutti. Fatemi sapere se li avete già provati e nel caso come vi state trovando. Io, come al solito, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Se avete delle domande lasciate pure un commento qua sotto, rispondo sempre a tutti. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi per non perdervi altri video su prodotti simili che pubblichiamo ogni settimana su Recensioni per Scegliere. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima video Recensioni per Scegliere. Ciao, Enrico.